Bella ciao, qui Flo e bentornati di nuovo sul mio canale. Oggi siamo qui con il primo Team of the Week Prediction. Lo so, tutto il mio canale è diventato una prediction, ma comunque, bando alle ciance, iniziamo subito con il primo giocatore che è Diego Alves. Cosa posso dire Diego Alves? È stato il protagonista della vittoria a Valencia contro il Malaga. Passiamo subito ai difensori, cioè il primo difensore è Ryan Shawcross, che nella vittoria dello Stoke City con Manchester City è stata una bestia, quella non riusciva a sorpassarlo, era una cosa impressionante. Dopo c'è Schillaci che è stato, aspetta che cambio giocatore, c'è stato Schillaci che è stato un praticamente è stata una roccia nella difesa del Buster che ha pareggiato contro il Bordeaux. Il prossimo giocatore è Oedes, cioè amore eterno di Vitali, tutti si ricordano cosa è successo in finale, che ha segnato contro il Bayern Monaco che ha permesso alla sua squadra di pareggiare. Passiamo al prossimo centrocampista che è Nathan Dyer, più buggato della cacca su FIFA, ha siglato una doppietta nella vittoria dello Swansea che ha battuto il Queen's Park Rangers per 3-0. Il prossimo centrocampista è Nainggolan che nella prima vittoria stagionale della Roma ha siglato un gol e fatto un assist. Il prossimo centrocampista è Payet, in questo caso sarebbe la sua seconda versione IF, quindi sarebbe second IF. Il prossimo giocatore è Royce, che è stato l'MVP del Borussia Dortmund nella vittoria contro l'Hamburgo nella giornata di Bundesliga. Il primo attaccante è Totò Di Natale, il sommo eterno Totò Di Natale, che ha segnato una doppietta nella prima giornata di campionato e quindi nella prima vittoria stagionale dell'Udinese per quanto riguarda la Serie A. Il prossimo attaccante è Diego Costa, ha segnato una doppietta nel 6-3 del Chelsea contro l'Everton. L'ultimo attaccante della squadra titolare è Ibrahimovic, che ha trascinato il suo Paris Saint Germain nel 5-0 di questa giornata e ha segnato anche un gol. Passiamo alla panchina in cui c'è Masman, portiere del Twente, che ha salvato il culo alla sua squadra nel pareggio con il Feyenoord per 0-0. Maxwell, che ha fatto due assist nella vittoria per 5-0 del Paris Saint Germain in questa settimana, tra cui un assist anche di Ibrahimovic. Dunk, che ha siglato una doppietta con il suo Brighton nel pareggio di 2-2 contro il Charlton. E Shalabi, che non solo ha fatto l'assist decisivo per il gol di Honda, ma è stato anche il migliore in campo per quanto è Milan. Poi una sua versione IF su FIFA sarebbe proprio per finire in bellezza. Passiamo al lato trequartista, in questo caso cioè Zulutuza, credo che si dica così, che ha trascinato il suo Real Sociedad nella vittoria clamorosa per 4-2 del Real Madrid e lui ha siglato una doppietta. Poi c'è Diouf, che ha segnato l'1-0 decisivo dello Stoke City ai danni del Manchester City, una vittoria davvero impressionante, nessuno se l'aspettava. E all'ultimo c'è Simon, top player del campionato cileno, che ha segnato una tripletta con il suo club, cioè come cazzo si chiamava? L'Aucipato, sì, che ha vinto 4-0. Quindi questa è stata la prima prediction del Team of the Season, del Team of the Week. Certamente non sarà l'ultima, quindi vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale per vedere le prossime prediction. E dovete farlo perché l'Electronic Arts vuole che lo facciate. Qui da voi è tutto, bella.